Allora ci troviamo in viaggio per Vieste. Lei è l'autista, la pazza disperata. Speriamo di rimanere là. Magari. Questa è tutta la troupe. Allora, prima fermata, autogrill per sganghirci un po' le gambe. Ci mancano altre un'ora e mezza di viaggio per la nostra destinazione. Già il paesaggio promette bene, mi piace. Qua è pieno di vento. Bello, bello. Adesso aspetto che le donne arrivano, vanno nel bagno, praticamente è un appuntamento. Chissà si torna. Questa è una teenager. È documentato, eh? Teenager. Allora, la banda è arrivata, quindi si parte, finalmente. Ci hanno messo un'ora per andare in bagno. Ho pulito anche il vetro! Vetro pulito! Mariacca, non ti puoi lamentare, il vetro l'ho pulito! Ho chiesto al benzinaio se mi dava un attimo cosa per pulire il vetro. Si riparte, si riparte! Andiamo a comprare il cornetto. Non è molto diverso come villaggio da tutti gli altri che ho già visitato. La differenza la fa comunque la pulizia e l'organizzazione, e devo dire che su questo mi trovo bene. Quindi adesso andiamo al bar che sta in piscina. Speriamo che questa sera sia una bella giornata, c'è il sole e promette bene. Ci dovrebbe essere un party in piscina, un tuffo in piscina questa notte, e spero di provare il filtro per la camera. Ho fatto un errore, io ho questa Eiken e ho comprato un filtro subacqueo per la GoPro. Vabbè, pazienza. Andiamo al bar. Buongiorno. 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 Ecco la piscina. Ecco, devo dire la verità, tra i tanti teatri che abbiamo visto in villaggio, questo qui è quello più carino. È fatto davvero bene.
Anche se i box laterali per gli spogliatoi sono piccolini, comunque è fatto bene. Gazebo per le attività per i bambini. Ecco. Questa è tutta l'area piscina. E oggi si premette bene, bella giornata di sole. Andiamo a vedere il teatro. Questa è la bimba dei cornetti. Questo è un villino, nel mio caso che ne siamo parecchi, quindi ho preferito questa soluzione. E c'ha due stanze da letto, una e l'altra qui, servizio igienici, puliti, ordinati, con dolce, bidet e quant'altro, rispetto a qualche altro villaggio che non vi dico è stato un incubo, sporco, comunque. Angolo cottura, l'unica cosa che manca è il forno, vabbè, non è che in vacanza mi serve tanto il forno, c'è il frigo e la TV. TV mi è accesa, anzi, ho acceso solo una volta per vedere se funzionava, ma poi non l'abbiamo vista perché c'è da fare, c'è da divertirsi comunque tra spiaggia e quant'altro uscita in città, c'è comunque da divertirsi. In questo villaggio sono circa 42-45, mi ricordo neanche, di case e sono disposte tutte a pian terreno, non c'è il piano superiore. In un villaggio noi avevamo preso una casa con il piano superiore, ma a volte capitava con quelli di sopra che quando camminavano e facevano confusione si sentiva fino sotto. Mi sentite parlare a bassa voce perché a quest'ora c'è ancora il vincolo del silenzio che va da mezzanotte alle 8:30. Poi dall'1:30 fino alle 4 e non si può fare confusione per dare fastidio agli altri che devono riposare. Ok, adesso andiamo a fare un giro un po' del villaggio e farvi vedere un po' le case. La piscina comunque l'avete già vista e qui non ve la faccio vedere. Se vedete, anzi adesso alzo il bastone, ok. Più o meno il villaggio è fatto così. Sono tutte piccole case all'interno di una pineta. Ovviamente c'è anche l'area dove si può mettere la roulotte o la tenda, se uno preferisce anche la tenda, può mettere anche la tenda, c'è un'area adibita a camping dove si può utilizzare per chi non vuole usare ovviamente come comodità della casa. Laggiù c'è la piscina, c'è il campo e salendo per questo sentiero c'è la pineta vera e propria dove c'è anche l'area relax. Detto questo non vado oltre perché comunque è enorme questo villaggio, quindi mi scoccio anche a camminare per farvi vedere tutto il resto. Comunque è tutto identico, tutte le case sono identiche, hanno solo soluzione villine, case e bungalow. Ok, vado a fare la colazione. Siamo due ragazzi, tutto piacere. Io sono
Allora ci troviamo nella baia di La Tofara e sto in compagnia di mia moglie, quella lì, questa qui piccolina, mia moglie e mia figlia. Attenzione, ci sono i vestiti di cacca di cavallo. Ecco lì i cavalli che ieri non c'erano. Ciao bambino! Allora, se passo dentro la ranchia penso di volare. Ehi, hai visto il vulcano? Qui! Furia! Come ti chiamano a te? Fifona. C'è uno. Lo so che c'è una persona, sto facendo. Sono due persone, in verità. Sta pure piovendo. No, quello è un trullo quello. Ma piove, la cammina. Sono presi. Ma sai, ci riparano la stessa, roppa di nacca. Ma non si ripara poco, lo fai. Stai giovendo. Lo sente? Ma... Per riparare? No, chi l'ha chiesto, chi è? È aperta, è una casa del posto. Avete hanno passato il dito? Quindi sì, proviamo. No, è più di cacca tu sei che c'è là. No, proprio fatto bello, eh. Ah, ma è una chiesa, che cos'è? È pure recintata, non si può trasire. No. È recintata. Lo devo installare con lo stabilizzatore. Guarda la casa, mi sembra.
sì, ma questo qua non lo ripa. Ma rispettate la qua. Ma perché lì vi bucia sotto lì? Dipende. Dipende dai commenti. Wow, guarda, chi sei che lo volevi fare, eh? La panoramica laterale. Andavamo dove dicevi tu, non la potevi fare. Ha sempre ragione. Giù per terra, eh? Ma che spettacolo! Che spettacolo! Guarda laggiù! Laggiù c'è il faro. C'è il faro di Vieste. Non so la verità come si raggiunge. Ah, poi il laghetto è formato per là. Per la pioggia. Cosa puoi venire? Non ti preoccupare, camicia, non sentite battuto qua.
laggiù c'è una palomba, non so come si chiama, per pescare. Qui ce ne sono tre, uno sta lì, un altro sta dove stava la torre e un altro giù sulla spiaggia dove faccio io regolarmente. Ti ricordi che c'è un fosso? Stai proprio dritta. Sì, è una chiesa anche attiva, chiesa di San Lorenzo Martire. Pericolo, respirazione, quindi dobbiamo stare attenti. Bellissima. Comunque mi voglio rifare di nuovo sul panorama, che era bello. Ecco il panorama, bellissimo.
Buonasera a tutti, mi trovo davanti alla piccola piscina delle tartarughe e questa sera andiamo al ristorante per consumare un menù dal nome I Love Puglia, dove si prepareranno tutti i prodotti tipici di questa zona. Quindi adesso vi seguirò con un video e con delle foto e farvi vedere quelle che andrò a consumare. Tutti a tavola aspettare. No, quella foto è Luigi. Luigi. Facciamo arrivare quanti pasti. E chi li brucia? Io sto aspettando la papuscia. La papuscia, ah sì. Spaghetto con il ok. È arrivata la mia. La papuscia. Ah, papuscia. Ok. Papuscia. La mia papuscia. Eccolo qua la papuscia. Quando scappa, parla, urla.
nostro cabaret show! Che facciamo?
Una alla volta, aspetta, ci vuole ancora tutto dentro, servizio completo, ma allora ci siamo tutti quanti insieme. Tu sei contro il pelo, allora tutti quanti insieme, uno, due, tre. Floy, eccomi qua. Mamma, più lungo. Mamma mia. Ah, Floy, come sei? Guarda, chiamo tutto qua. Pronta, sei pronta? Mamma, l'altra. Ci siamo? Oh, allora buonasera signori, buonasera. Ah, siete cresciuti a un certo punto durante la serata. Molto bene, molto bene. Allora, spero che vi sia piaciuto fin qui il cabaret. Vi è piaciuto? Sì, sì, sì. Ok. Allora, prima di salutarci, questo è l'ultimo cabaret della stagione e pensavo di rendere omaggio ad uno dei miei cartoni preferiti, un cartone che adoro, che forse penso tutti quanti voi lo conosciate. Vediamo un po', perché i cartoni, ovviamente tutti quanti noi siamo stati bimbi, qui ce ne sono anche un bel po'. Allora, una domanda da farvi, secondo voi a quale cartone sto pensando? Vai, uno alla volta, forza. Un cartone della vostra infanzia. Paperino? No. No. Non è Ollie e Benji. Non è Lupin. Dragon Ball. Non è Dragon Ball. Heidi. Chi l'ha detto? Ah, come mai pensato proprio ad Heidi? Heidi, brava, lo sai, a me Heidi piaceva tantissimo. Voi lo guardavate Heidi? No. Sì. Di che parlava Heidi praticamente? Di Peggy. Questa è una bruzza, lo vedevo in Svizzera. E allora, bravissimi, di Heidi, quella bambina un po' rompiscatole con nonno, il cane, Tobias, bla bla bla. Però, una sigla che veramente ti entrava in testa. E quindi mo ce la cantiamo insieme. Vai, Morena! Ehi ragazzi, questa è Radio Sky Village, il tuo spazio di vostra pazienza. Oh,
adesso saliamo per il sentiero che ci porta nella zona relax. Nel frattempo io sono uscito fuori dal villaggio per andare a comprare qualcosa per stasera. Abbiamo comprato i cosiddetti panzarotti pugliesi, che non è altro che nella versione napoletana sarebbe la pizza di pieno. Anche perché oggi è l'ultimo giorno, quindi ci arrangiamo un pochettino così. Questo, in questa zona qui, come vedete, è proprio completamente immerso all'interno della pineta, di questo boschetto. Allora, la mia vacanza finisce qui. Mi sono divertito, comunque mi sono rilassato in questa settimana. Life.